cambiato molto quando la Samba ha perso il nome, ma fino a quel momento aveva giocato bene e si è visto, al di là del risultato, un buon indice. Sì, sicuramente siamo contenti per la vittoria e per come è arrivata, chiaramente l'espulsione è qualcosa di positivo per noi. Però la cosa che mi interessa adesso è metabolizzare subito e pensare a martedì. Non abbiamo tempo di cincischiare, non ce l'abbiamo più, ne abbiamo perso anche troppo e quindi adesso giustamente siamo contenti, montiamo in pullman e domani ci mettiamo a lavorare per mercoledì. Era importante anche in virtù di quella gara di mercoledì, del doppio scontro della Coppa Italia. Ogni gara è importante, cioè, al di là del fatto adesso ce n'è una di tre giorni, che sono, chiaramente è la vicinanza che è determinante, ma sono importanti tutte, adesso possiamo permetterci di pensare che a quella dopo. Adesso mettiamo via questa e cominciamo a pensare a mercoledì. Qualche risposta però penso che possa avercela avuta, penso uno su tutti i pontissimi a campo. Io le risposte ce le ho sempre durante la settimana. Allora diciamo che oggi hanno dato quello che avevano fatto vedere in campo in settimana, dove avevano detto lei che aveva visto bene i ragazzi, se questi sono i risultati. Adesso la cosa importante è tenere alta la guardia e dare continuità. Quindi ripeto, adesso ci mettiamo in pullman e cominciamo a pensare già a mercoledì perché non possiamo permetterci. Per migliorare bisogna vedere anche gli aspetti negativi. Dopo il vantaggio, Vicenza che ha preso il gol nel momento peggiore della Samba, perché fino a quel momento qualcosa aveva anche fatto vedere, e soprattutto l'ha preso su palla inattiva, che lei contro l'Imolese ha detto che forse è un caso, la squadra è messa bene, ma si sono persi i livelli singoli. Hai notato prima c'è stato uno che è partito palla al piede 40 metri. Però è quella la cosa importante, no, il corso parlamentare, credi a me. Noi qualcosa possiamo concedere sempre, perché il più alto dei miei è il più basso dei suoi. Quindi io quello lo accetto. Non accetto che parta e faccia 40 metri qua da lì. Il resto potete dire quello che volete. L'altra cosa negativa, sempre per guardare il pelone nuovo, in realtà è una cosa molto negativa, non dà pelone che è uscito con la testa bassa, evidentemente è quello che racconta lei ai giornalisti in sala. Non sono solo bugie. Porco cane, quando mai? Ti risulta da quando mi conosci che abbia detto no? Era preso, ti faccio una domanda, ti risulta da quando mi conosci che io abbia detto una bugia? No, a parte allora chiuso, dai. Mi dispiace per lui, però io lo conosco ragazzo, adesso spero che non sia niente di grave e che si rimetta in sesto presto perché aveva bisogno di lui. Ultima cosa, monta mercoledì, ha detto lei, è super importante e chiaramente con questo risultato si ha più fiducia, ma bisogna squadra di assoluta caratura, non è assolutamente presentato il mio. Appena detto, insomma, noi adesso non possiamo più fare i conti, guardare, noi dobbiamo giocare ogni partita al 100% e vedere, non c'è più tempo perché ne abbiamo già perso troppo, quindi è inutile stare qua a discutere. Ripeto, montiamo in corriera e passiamo al mondo. Ringraziamo allora il